Allora, oggi siamo per cucinartusi.it con il maestro Carlo Hassan. Lei è maître, un mestiere un po' particolare, però prima di parlare di questo io volevo un pochettino andare agli inizi, cioè come lei ha iniziato a fare questo mestiere e come poi si è svolta la sua carriera. Io ho iniziato giovanissimo, a 16 anni, e ho iniziato al Grand Hotel di Rimini. E le assicuro che quando andai al Grand Hotel di Rimini, che non essendo mai uscito fuori da Palermo, mi sono trovato spaesato in questo grandissimo, grandissimo albergo dove cominciai a dare i miei primi passi. E subito mi sono innamorato di questo mestiere. E per fare questo mestiere bisogna essere innamorati, perché sennò non si può fare. Aveva fatto già una scuola prima. No, quando io ho cominciato scuola non esisteva, non c'era scuola alberghiera, si era soltanto sui posti. Detto questo, cominciai a innamorarmi pazzamente e miravo totalmente ad avere un posto dignitoso nella vita perché venivo da un paese straniero, venivo da Tripoli e quindi volevo, fortemente volevo entrare in un mondo bello, dove mi ero completamente, ripeto, innamorato. E cominciai a fare Parliamo di che anni? Quindi nel 1955, nel dopoguerra prima. subito E cominciò a dopo fare? il COMI, proprio il ragazzo a portare i piatti avanti e indietro. Ed era un momento bello come impostazione di lavoro, perché c'erano le grandi brigate, che ahimè oggi sono impossibile poterle sostenere. C'erano le grandi clienti, senza offesa a quelle di oggi, per carità di Dio, non vorrei offendere nessuno, ma aveva il piacere di entrare in un mondo per me sconosciuto, per me molto nuovo. E poi andai al Palazzo della Fonte a Fiuggi, perché cominciai a girare per imparare, incamerare il più possibile. Poi ho fatto i più grandi ristoranti di Palermo, il Caprice, l'Extra Bar, la Capannina che non esistono più. E quindi andando avanti con il tempo vedevo che sempre più mi piaceva. Scusi, com'è tornato? Com'è venuto a Palermo? Com'è arrivato Io sono qua? arrivato a Palermo con mamma e papà perché era il 51 e a Tripoli c'era la rivoluzione araba italiani e cominciavano a essere molto farraginosi a vivere là. E mamma e papà dice andiamo in un clima dove è più consola la Sicilia. E dove andiamo? In Sicilia. E questa è stata la mia seconda patria. Io dico che questa terra mi ha adottato. E io ho dato tutto perché credo che come la difendo io, che non sono nativo di qua, non la difende nessuno. Mi ha dato anche una moglie, tre figli, nipote. Dico, ho avuto da questo mestiere tutto. E dico ai giovani di farlo con passione, perché come ogni cosa c'è il suo rovescio, ogni medaglia. Ci sono i lati belli e i lati brutti, però va visto a 180 gradi. Parlavamo dei locali dove è stato, c'è un locale famosissimo che lo identifica un po'. Sì, perché è il Charleston. Noi abbiamo aperto il Charleston nel 1967 a Palermo, in centro. Dopodiché, dopo 2 anni che io poi andai in Sardegna a fare il maître in Sardegna, ritornammo e abbiamo preso lo stabilimento balneare. Era tutto diverso di come poi è andato avanti, perché facevano loro sotto il night e sopra ci facevano il ristorante. E io ancora con giovane età ho visto lontano, ho detto leviamo il night, perché con i tempi che avanzavano avevo paura che 100 lire non mancava a nessuno. E credo che è andata non bene, benissimo. L'ho fatto conoscere nel mondo come io sono conosciuto tramite questo locale. Perché oggi mi identifico il signor Charleston. Infatti c'è questo binomio Hassan Charleston inscindibile. E cosa ha significato per lei fare il maître? Per me fare il metro è stato un miraggio stellare, perché ho avuto grandi maestri, che oggi forse per motivi finanziari non ci sono più, ma questi maestri mi hanno fatto innamorare perché erano dei personaggi inverosimile. E io miravo, chissà se un giorno posso diventare anch'io.
chissà se un giorno posso diventare anch'io, e le devo dire che la mia volontà, la mia perspicacia mi ha fatto arrivare a un metro. Io l'ho vista un po' l'altra settimana scorsa, in giuria valutare i ragazzi che hanno fatto il concorso per l'Accademia della Cucina Siciliana. E le avevo già accennato, io ho visto, ho notato in lei una cura particolare per i dettagli, che poi sono parte della cura del cliente. E io le devo dire che per me i dettagli sono basilari, perché io c'è quel motto che dice: prima si mangia con gli occhi e poi si mangia con la gola. I dettagli sono sciocchi a dirsi, ma importanti a vedersi. Quando una persona entra, la deve scioccare già con le piccole cose, anche perché oggi come oggi il benessere ha portato a sì che a casa nostra non manca niente. Quindi se non abbiamo i dettagli, le sfumature, i piccoli accorgimenti, diventa un locale, perché io poi vado, vedo il ragazzo in futuro nel locale, diventa un locale come tutti. Noi dobbiamo avere la forza e il coraggio di accogliere il cliente, farlo sentire come casa sua e coccolarlo. Secondo lei non questa mancanza di professionalità in tutti i settori, attenzione, ahimè sì, secondo lei non deriva anche un po' dalla mancanza di questi dettagli? Io dico che deriva dal benessere, lo chiami come vuole, per me è benessere, perché i ragazzi oggi a casa hanno tutto. E la mammina, l'ovetto, il filetto, le 50 euro in tasca non le fa mancare e non si applicano a nulla. Detto questo, se non si ha questo grande trasporto, questi dettagli questi ragazzi non li vedranno mai. Poi c'è un'altra cosa: oggi come oggi noi, aprendo la televisione, non vediamo altro che il cuoco. Il cuoco, c'ho tanto rispetto per il cuoco, senza mezzi termini, perché io senza lui non faccio niente, ma lui senza me non fa niente, perché il primo impatto che ha il cliente in sala ce l'ha con me, e io devo avere la forza, la capacità di capire con chi ho da fare. Sì, lei ha anticipato una mia domanda, o quantomeno una mia osservazione, perché le stavo proprio per chiedere questo. Diciamo, il mestiere dello chef oggi, nel bene e nel male, è molto in primo piano, mentre invece quello del maître è assolutamente ignorato. Questa, giustamente l'ha detto già lei, è una cosa abbastanza grave. Però c'è un'associazione che difende questi maître. Tra l'altro un'associazione che io so ha relativamente pochi soci, sono poche migliaia in tutta Italia, quindi è molto, diciamo, selettiva. È della Mira, bravissimo. La Mira di cui lei, tra l'altro, è stato nominato presidente nazionale recentemente, in questi ultimi giorni. Sì. Cosa ha significato per lei diventare presidente nazionale della Mira? Guardi, nella vita bisogna avere quel pizzico di orgoglio. In questa associazione che vive da 57 anni, e che io ne faccio parte da tantissimi anni, non c'è stato mai un presidente in Sicilia. E io mi sono adoperato, seminando, perché ho seminato, a portare la presidenza in Sicilia. Per me significa orgoglio della Sicilia, più orgoglio mio. Orgoglio perché dico, perché non dobbiamo essere sempre tacciati, additati come quelli che veniamo dalle montagne. Io credo che in Sicilia si può dare lezione, come abbiamo dato tanti anni lezione di buon ristorante. Possiamo dire che lei ha realizzato il suo sogno da ragazzino, quando era a Rimini? Senza dubbio. Ha avuto oggi grande come notorietà. Oggi dico che ho veramente, e le devo dire, mi fa molto piacere di essere conosciuto da qua fino a non so dove, in varie parti del mondo, e dove veramente ho un grande pregio che me lo attribuisco. Ho i miei problemi come ogni uomo, però la forza di lasciarli davanti alla porta quando entro nella sala ristorante. Il mio sorriso costa poco, ma rende molto. E un'ultima domanda: oggi secondo lei c'è ancora spazio per il metro? Io dico di sì, però ritorno a ripetere, ci vuole buona volontà, non al primo ostacolo fermarsi. Le devo dire, poi chiudo, quando ho cominciato io,
tutto questo possibilità di spazio non ce n'era, non c'erano scuole alberghiere, non c'erano niente. I metri di una volta erano molto, molto più rigidi, oggi c'è più democrazia, c'è più possibilità di dialogo, mentre una volta se volevi arrivare dovevi rubare con gli occhi. Oggi se i ragazzi hanno voglia, mi creda, hanno un futuro, e questo futuro non si chiama solo Palermo, ma si chiama nel mondo, nel mondo. Maestro Carlo Assa, ne la ringrazio tantissimo, complimenti per questa sua nomina Presidente Nazionale della Mira, e la ringrazio ancora. E... io ringrazio lei e credo che con questa mia piccola pubblicità possa rendere molto ai giovani. Grazie. Grazie.